Come fondazione abbiamo risposto presente anche a questa iniziativa molto importante per salvaguardare la vita lavorativa dei medici di base, che sono più di 750 sul territorio che ci compete, regalando camici e mascherine per potergli consentire di lavorare assolutamente in sicurezza. Questa iniziativa l'abbiamo fatta in squadra con gli Angeli del Bello, che pensano alla consegna dei dispositivi ai medici, quindi è una bellissima cosa fatta ancora una volta in squadra dalla Fondazione. La Fondazione che ha fatto durante tutto questo periodo moltissime iniziative con altre sia istituzioni sia terzo settore, in modo da cercare di aiutare il più possibile il territorio, rispondendo sempre presente. Gli Angeli del Bello non si fermano mai, quindi è successo che la Fondazione, con questo bel gesto di donare centinaia di migliaia di mascherine, ci ha chiamato e ha detto, dice, noi le abbiamo le mascherine, però c'è un problema di logistica, cioè chi le va a consegnare a 700 medici di famiglia e tutti i pazienti? E noi ovviamente abbiamo risposto all'appello, quindi gli Angeli del Bello si sono messi a disposizione della Fondazione per fare questa iniziativa. Certo, speriamo di poter ritornare a fare tutta una serie di iniziative di cui probabilmente la città con la riapertura ne avrà tanto tanto bisogno.